Amici, sei? Ci sono! Eccoli. Eccola qua! Il nuovo format! Nuova coppia! Esatto, la nuova coppia, nuovo format. Benny non si discute, oggi è solo un change. In panchina. Esatto, in panchina oggi, in panchina. È panchinato. Allora, ma oggi... non ci distraiamo. Noi siamo... No, noi siamo scialli, io e Romy siamo una coppia. Ce la sgabaniamo. Allora, video per il quotidiano, abbiamo deciso così noi due. Noi che siamo più quotidiani. Esatto, più da... perché la cerimonia, vabbè, la facciamo al prossimo giro. Adesso io e Romy oggi facciamo il quotidiano. E nel quotidiano vi dobbiamo presentare questo pantalone che... è il più ambito, il più desiderato, piaciutissimo, amatissimo in un sacco di colori, perché subito l'avevamo in due colori e poi dopo l'abbiamo preso. Questo qui è blu, sì. Non so se si vede. Si vede. Questo è blu notte, poi ce l'abbiamo bianco, panna, bianco latte. Bianco latte, sì, si chiama bianco latte. Poi c'è verde militare, che tra l'altro è un punto di verde molto bello, nuovo. Che inviteremo a scoprirlo. Sì, e poi basta, quattro. Esatto. Quattro colori. Ne hai detto bianco, verde, blu. Bianco, e... verde, bianco lana e verde. Esatto. Quattro. E questo è il blu notte. Bellissimo. Allora, è un pantalone, adesso ve lo descrivo, si chiama pantalone cropped a palazzo. Praticamente, allora, è un gamba larga, ma non larghissima. È giusta. Praticamente la lunghezza è questa, però chiaramente allora sulla mia altezza è già a posto. Che è giusta, se l'altezza. Si vuole, si fa più corto. Se una è più piccolina è lungo e direi che insomma, ed è un pantaloncino con queste rifiniture qua. Bello. È un pantaloncino della Liu Zhou, vita alta, elasticizzato, morbidissimo. Perfetto. Romy, tu l'hai provato? E non ancora, mi sa che lo proverò. Ecco, poi sopra ci abbiamo messo la magliettina così. Questa è una magliettina con il panciotto a gilet. Vedete che bello? Bellissimo. Dietro è normale. E invece davanti dopo si fa così. Ve l'avevo fatta vedere, adesso che mi viene in mente, Romy. Nell'altro colore. Per le più attente, ma vediamo. Spero che non gliel'ho fatta vedere così male lo stesso. E questo siamo giubino coordinato. Che ci vuole oggi, perché oggi ci vuole. È un freddo assassino. Questo è il giubino a Chanel. È il Kate, si chiama sempre. Bello. Perché i giubini che fa la Liu Zhou così a giro collo si chiamano Kate, sono degli Chanel. È bellissimo. Un bottone drill color avorio, sì. Con le rifiniture che non si sa se blu o nere. Lasciamo a interpretazione. Quando vengono a vederlo decidono. È blu, è nero. Esatto. Stavo ascoltando cosa dicevi. Se tu mi segui un secondo, sì, certo. Vieni. Faccio vedere una cosa che però che ho appena riassortito. Cosa hai riassortito? Queste qui vanno a ruba. Porca, ancora ne hai prese? Sì, le ho prese ancora. Romy era contentissimo perché mi ha detto ancora. Sì. Ancora. Queste qui sono delle magliette della Penny Black in cotone di piqué con la manichina a tre quarti. Però per spiegarvela bene, sai cosa faccio, Romy? Io la indosserei. Ne provo una. Ma sì. Ti dispiace? No. Le voilà. Già fatto. Sì. Bella. Ve l'ho fatta vedere, ve l'ho indossata color ciliegia. Sì. Fucsia ciliegia, ok. Manichina tre quarti, no, mi falla vedere da vicino se si vede. Sì, un picchè di cotone con lo spacchettino, puoi fare il risvoltino. No, tattica. Puoi far vedere qua, Romy, scusami. Lo scavo a barca, però chiusa. Questa è proprio una maglia facilissima. Tatticissima. Sono belli tutti e tre i colori. Sì. Ve la consiglio di prenderla in tutti e tre i colori. Ma chissà quanto costa poi sta maglia. No. Nel 79 della Penny Black, insomma, si può. Quindi queste qui le dobbiamo finire sabato. Sabato le finiamo. Cosa dici, Romy? Andiamo a casa. Ah, no, andiamo a casa. Andiamo avanti. Format, dici che facciamo un cambio? Ma sì, dai, sì, perché se no dopo sai cos'è, mettono le votazioni dopo sotto. Meglio, e magari dicono meglio con Andrea. Meglio con Andrea. Benny. No, Romy è scarso. Benny non si discute. No. Non si discute? No. Perché no? Perché se per caso spopoliamo di più noi due come No, siamo umili. Siamo umili. Ok, siamo umili. Esatto. Nell'umiltà andrei a fare un cambio. Andiamo a provare un altro vestitino. No, o un altro abito. Cose quello che vuoi. Va bene. Dai. Andiamo. Vediamo l'outfit. Oh. Allora, sempre sciallato. Che cambio. Questo è un abito che spaccherà, Romy. Sai perché? Dimmi. Perché è sopra in jersey. Ah, quindi è bello comodo. Sempre righetta, perché qua da noi le righe Beh, ma sono di... Siamo dei rigologhi. Esatto.
fatto. Allora, questo è un jersey sopra, un jersey di cotone. Sotto è un cotone croccante. Si vede. Guarda, c'ha le tasche, mani nella tasca. È già la lunghezza giusta. Bella anche giusta. La lunghezza, infatti. Esatto. Con la sneaker è perfetto. Giubbino di jeans skate, di quelli ne abbiamo in tutte le salse. Questo è un altro, è un tattici. Giubbino con le perle. E aspetta che me lo abbottono. Bello. Facciamo vedere. Guarda che bello che è, tutto fittato. Bellissimo. Manichina tre quarti. E poi l'abito ha una sorpresa. Qual è? Sai cos'è, Romy? No. Come li chiedono i vestiti adesso? Ah, sempre con un po' di manichina. Ma questo non ce l'avrà. Questo no, questo è sbracciatissimo. No. Questo è a canottiera. Ah, beh, a vogatore. Sì. E invece no? E invece no, a manichetta corta. Grazie. Come sono appoggi? Quindi grazie. Guarda manichetta. Bello. Vabbè, adesso qui c'è il mio segno di domenica, perché domenica ci siamo ustionati. Bene. E chiaramente c'è il segno. Quello. Manichetta così. Furbo. In due colori. Così, nero, black, con la ricetta sì. Bianca e nera, della Penny Black. Tra l'altro il prezzo è interessante. Per essere della Penny Black è vero. 139. È un vestito, un abito fantastico. È come se tu hai una gonnellona, mani in tasca. Guarda che bello. Bellissimo. Si può metterci anche la cintura. E l'altro colore, scusami, non l'altro ti perdere. L'altro colore è bluette. Ah, e sopra bianco. Posso far vedere perché lì davanti c'è bello. C'è la panchina davanti. C'è il panchinaro che... C'è il panchinaro che non smartella. Non ve lo possiamo dire. Se venite qui lo capite cosa sta facendo in panchina. Adesso il panchinaro non è agibile. Comunque nel bluette con la righetta bianca. Bello. La righetta bluette col fondo bianco. Bellissimo. Romy? Dimmi. Senti, io l'ho desiderata tanto. Oddio. E allora la devo far vedere. Mi immagino che tu l'abbia presa, se l'hai desiderata. Io l'ho presa. E tu lo sai che l'ho presa anche per me, vero? Ah, pensavo anche per me. No, no. L'ho presa per me. Falla vedere. Tu me l'hai ancora fatta portare a casa. No, è presto. Falla vedere, vediamo. L'ho desiderata tanto e la volevo. La Puffy. Bellissima. Questa è la nuova borsa iconica della Liu Zhou. Vero. È piccolissima, però c'è anche un altro formato. Un pelo più grande. È leggermente più grande, è una borsa normale. Sì, un pelo questa più grande. Allora, bella. Questa è la Puffy. Vedete, guarda, bellissimo. Fai vedere dentro. Liu Zhou, la Puffy. Ah, però, bellissima. Questa sarà la nuova borsa iconica della Liu Zhou in pubblicità. Allora, appena arrivata, questa della collezione primavera-estate. Bello anche questo colore, È bellissimo. Si chiama... Lip. Aspetta, posso leggere? Certo. Non lo ricordo più. Lobster. Lobster. Che vuol dire aragosta. Davvero? Sì. Io pensavo che... Sì, cioè, No, quello è lipstick. No. Oddio, se c'è detto qui. Vuol dire una costa? Sì. Ah, ma forse poi magari farò una gaffe, ma mi sembra così. Ma una ragosta dove? Io. È una ragosta salmonata. Esatto. Ok. Comunque, questa Puffy qui è la nuova, dicevo, la nuova borsa iconica della Liu Zhou che andrà in pubblicità. Bella. Su tutte le pubblicità per Natale, perché la rifaranno anche per Natale. Doppia tracolla. La loro sia lunga che corta, esatto, bellissima. Con la catena oppure con la tracolla, guarda. Bella. Si può portare così. Questa. E poi si può portare anche così, guarda. Aspetta. Puffete. Infatti si chiama Puffy. Ah, per quello, la perché Puffy. Anche loro quando la facevano. E la Puffy dopo si può portare anche così. È bellissimo. Stasera posso portarla. Stasera forse dai, la puoi portare. Se dai. Se vedete una che va in giro con la Puffy sono io. Beh, ce ne sono delle altre, comunque potete venire a prenderla arrivata. Anche voi. È stupenda. Ok, cosa facciamo? Facciamo un altro outfit, ce l'abbiamo il tempo? Ma sì, dai che ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo? Sì. Allora, quasi. Andiamo. Vado a scegliere qualcos'altro. Andiamo. Ok. Ultimo outfit. Allora, pantalone tasconato. Che anche lui è piaciuto tantissimo e bello. È una mano molto nuova. È un pantalone della Liu Zhou, con le tasche così, bello. E tasconato, è molto bello. Con l'elastico in vita, all'elastico in fondo e l'elastico in vita, bellissimo. Fantastico. Tabacco, colore molto nuovo. La maglietta della Liu Zhou sua, coordinata, e questa che è una felpa bianca. È una felpa giacca, fai vedere Romy. Bellissima. La catenella laterale, quando vai in lavatrice si toglie, si cava, si così toglie. Non si fanno delle... E poi via, borsa, non è la Puffy, però anche questa, però è bella anche lei, molto bella. Per un outfit sciolto anche da quotidiano. A giacca c'è solo bianca? A giacca c'è anche nera. Ah, che comunque. Giacca e felpa che ti dirò, qua... Sembrava che doveva essere finita la stagione, ma in realtà qui mi sa ci vuole un bel po' avanti. Salutiamo. Salutiamo. Che manca poco. Mettete sotto se vi è piaciuto il video.